11.363 voti, Biscegli ha scelto Spina sindaco. Con questo manifesto sempre alle sue spalle prosegue la sua campagna elettorale. Direzione ballottaggio, il candidato sindaco Francesco Spina, tornato in strada tra i suoi cittadini nei quartieri della città. Ieri la volta di Via degli Artigiani in pieno quartiere Cittadella. Diversi gli impegni assunti e ribaditi dal candidato, partendo dalla riqualificazione della piazza dinanzi alla chiesa di Santa Caterina e poi ancora all'allestimento di un parco con annesse giostrine per consentire alle famiglie del quartiere di trascorrere in serenità i momenti di svago. Provvedere poi a riasfaltare le strade sconnesse, ha continuato Spina, e creare un'area parcheggio per consentire una migliore viabilità della zona. Continuiamo insieme, con un grande e soprattutto una libera partecipazione popolare, a far crescere la nostra città, ha concluso il candidato sindaco. Bisogna spingere fino alla fine, perché 2.500 voti sono un vantaggio che in una partita di calcio vale un 3-0, un 4-0 dopo un primo tempo. Bisogna vincere questa partita importante, perché non è un gioco come altri stanno facendo credere, non è il gioco delle offese, delle calunnie, delle lesioni delle dignità delle persone, delle intimidazioni, del voto di scambio, delle fotografie dell'una, delle pizze, delle cozze, non è quella. Questa è la campagna elettorale che cambierà la storia di Biscegli, che porterà stabilità, sicurezza a una città che ha smarrito la rotta in questo momento di grande confusione politica, che non ha capito ancora perché si è votato, ma che sta capendo fortemente che con Francesco Spina ha una garanzia di continuità delle opere in corso.